Le patologie che vengono trattate più frequentemente negli ambulatori di terapia antalgica sono, prevalentemente dico, sono il low back pain, cioè il dolore del fondo schiena, ma soprattutto noi abbiamo moltissima gente che ha il fallimento chirurgico, operati e rioperati, anche gente che ha le sbarre, le viti, eccetera, che ha problemi ancora di dolore. Purtroppo sono trattamenti metamerici, bisogna subentrare al chirurgo portando un po' di antinfiammatorio e di benessere a livello delle fascette articolari prevalentemente, quindi abbastanza in maniera profonda, e bisogna arrivare a questo posto. Ecco, qui ci aiuta molto anche il laser pulsato che io sto usando con molta soddisfazione da circa 6 mesi, perché mi consente di completare benissimo la mia attività, che è prevalentemente infiltrativa ovviamente, e di attività medica, perché consiglio anche dei protocolli di terapia. Io non uso farmaci molto pesanti e ne uso anche molto pochi, anche gli stessi oppiacei, che io uso moltissimo come numero di pazienti, ma li uso a bassissimo dosaggio e per protocolli molto, molto corti, non molto lunghi. Gli antinfiammatori si usano con molta discrezione, moltissimi pazienti hanno delle insufficienze renali iniziali, per cui è bene stare attenti a non riempirli di antinfiammatori, bisogna controllare la creatinina e la GFR sempre a tutti i pazienti, attenzione alle funzionalità epatiche renali, attenzione alle funzionalità pancreatiche, per cui è bene anche che tutti questi sistemi complementari di terapia siano utilizzati per risparmiare farmaci che potenzialmente possono essere, oltre che positivi, ma anche negativi nei riguardi della salute del paziente. La patologia osteoarticolare, che prevalentemente ha bisogno di questo, nel mio caso è il mal di schiena, in moltissimi altri casi sono le articolazioni delle spalle, i gomiti, le epicondiliti, le epitrocleiti, poi abbiamo addirittura poi il nervo ulnare che è fuori posizione, che andrebbe corretto, eccetera, ma nell'attesa può subire, come anche la sindrome del tunnel carpale, degli aiuti positivi dalla laser terapia per qualche tempo prima di arrivare all'intervento, perché ricordo che non dobbiamo dimenticare che la soluzione è l'intervento nelle sindrome da intrappolamento. Si tratta di un paziente sportivo, tonico-trofico, dalla muscolatura ben rappresentata, che svolge anche molti sport dopo il lavoro, frequenta palestre e purtroppo ha una lombosciatalgia di per sinistra, che sta adesso man mano guarendo, con prima terapia medica controllata dal fisiatra, e viene per il dolore residuo e per il recupero funzionale, specialmente dell'arto sinistro, lo sente sempre un pochino più debole. Si sta lavorando con la elettrostimolazione rilassante, che però fa recuperare anche la capacità della muscolatura di rispondere in maniera adeguata alla stimolazione. Come vedete, pur avendo le due intensità, risponde di meno a sinistra, e allora basta aumentare leggermente per pareggiare, in modo che la muscolatura di sinistra abbia la stessa risposta della destra. Sono già stati fatti i punti di riferimento, già fatta della ossigeno-zonoterapia, la quale è molto importante in questa situazione. Vedete che è un L4, L5, bilaterale, paraspinosa, in direzione delle interapofisarie. Fatto questo, che cos'è che completa benissimo una terapia antalgica di recupero funzionale? Recupera benissimo con che cosa? Con il laser, un laser pulsato YAG come quello che io uso, che è bilaser, in realtà è un Chronic 2 nel mio caso, che aiuta molto anche perché la capacità biostimolante, prima superficiale e contemporaneamente profonda del laser, dello YAG, quindi delle due frequenze, fa sì che l'ossigeno ozono messo diffonda ancora meglio all'interno della struttura. La stimolazione io la faccio, vedete, non metto gli occhiali in questo momento per far vedere bene e far vedere a voi le cose, gli occhiali che filtrano l'infrarosso. Guardate, la piccola inclinazione è legata al fatto che abbiamo le fascette articolari, e quindi stiamo lavorando nell'inclinazione esatta per poter penetrare oltre le fascette articolari, perché i muscoli che si stanno contraendo lombari lunghi stanno spingendo l'ossigeno ozono all'interno,
verso la zona dove il disco è leggermente protruso. Questo per destra. Noi controlliamo la cessione di energia mediante il controllo dei joule ceduti. Ecco, adesso verso questo punto lei sente un pochino di calore ora, sa? Sì, leggermente. Ecco, quando il calore aumenta appena appena mi avverta che devo, che già abbiamo raggiunto il momento di stimolazione migliore. Ecco, ci siamo sui 90-100 joule e passiamo dall'altra parte, sempre con la medesima inclinazione. 150 joule vuol dire 75 per parte in pratica media. Adesso cominciamo la diffusione del laser, della stimolazione laser. Vi ricordo che è un bilaser, quindi abbiamo la doppia azione superficiale e profonda fino alla superficie delle guaine mieliniche. Soprattutto questo laser consente il completamento dell'azione dell'ossigeno-ozono. Tutti ciò che usano ossigeno-ozono, con questo laser troveranno che l'ossigeno-ozono diventa più attivo perché si scioglie, penetra ed è più pronto nella sua azione antalgica, perché il laser favorisce la sua penetrazione. Per chi non sa fare l'ossigeno-ozonoterapia può usare anche dei prodotti di creme lipidiche ozonizzate che vengono spinte da questo laser in profondità. Ovviamente noi già abbiamo fatto, come avete visto, la doppia infiltrazione paravertebrale verso la zona intraapofisaria, quindi siamo già in profondità e quindi lo stiamo facendo lavorare in maniera opportuna. L'ossigeno ozono è un ossidante debole che stimola i meccanismi antiossidativi dell'organismo, quindi ha un'azione alla fine antinfiammatoria. Questo laser è un antinfiammatorio, vedete che il completamento c'è dal punto di vista terapeutico. Non occorre appoggiare il laser sulla cute, che comporterebbe specialmente in questo periodo una serie di disinfezioni, ma basta farlo scivolare, vedete, appoggiato a pochi millimetri, perché sono i nostri guanti, le nostre dita che lo proteggono. Personalmente non uso il manipolo di interruttore a pedale, lo uso a mano, per vari motivi. Intanto è molto pratico, poi io sono abituato a usarlo per esempio anche in zona cervicale. Voi capite che lavorare così e lavorare così significa che con la mano presto posso toglierlo, il piede invece per problemi di statica potrebbe dover rimanere appoggiato ancora di più. Quindi quello che io consiglio è di selezionare la macchina e di usarla un po' proprio come a ciascuno piace e come è più comodo. Vedete che questo trattamento sta andando avanti in parallelo e in maniera complementare di una elettrostimolazione molto particolare, per carità, è rilassante addirittura per le muscolature come quelle di questo soggetto che sono già sviluppate abbastanza, significa renderle toniche, stimolarle, fare una corsa, che lo stimolo sia normodromico del nervo, della radice, a livello poi degli effettori periferici, affinché anche quei fenomeni di dolore, di crampi, eccetera, vengano controllati meglio. La terapia medica poi successiva è quella che completa il tutto, ma la maggior parte della terapia è questa. Poi un piccolo antalgico, un piccolo antinfiammatorio e un muscolo rilassante completano il tutto, per carità. Fatto questo, adesso io ho già fatto 650 joule, quindi posso fermarmi un attimo perché è stato già assorbito e vado a ricontrollare un po' la situazione del paziente. Il paziente ha una normale sensibilità, tutto a posto, vero? Ha una normale sensibilità, la sensibilità plantare c'era lo stesso, vedete che muove tutto e poi potete vedere che ovviamente, ecco, c'ha i suoi achillei, eccetera. Quello che è importante è questo ritmico e fasico di forma di stimolazione, perché aiuta moltissimo in questa fase, senza affaticare la muscolatura, aiuta moltissimo il recupero funzionale della stessa. Adesso che abbiamo già fatto una prima dose, posso arrivare a una dose successiva di mantenimento. Adesso teoricamente dovrei mettermi gli occhiali, ma come vedete io neanche guardo perché seguo il mio dito che è già lungo la colonna. Okay. Adesso abbia pazienza, le faccio un po' di laser anche qui. Anche qui sentirà del calorino. Stia attento di dirmelo molto
collaborando, perché c'è il calore e ci sono i peli, i capelli, certo. Hai capito? Certo. Così aiutiamo anche la sua cervicale, nella zona focale, che è quella del nervo grande occipitale, che è quella che le dà il dolore, che poi diventa tipo mal di testa quando ha male al collo. Lo diffondiamo, eh? A spingere un momentino per arrivare. Con questo tipo di stimolazione neuromuscolare, spalle spe che io faccio bilaterale, sotto la mia mano già sento il muscolo trapezio che si contrae. Ma qual è il vantaggio? Che dà un grandissimo rilassamento a tutta la colonna. È uno dei trucchi di terapia collaterale che aiuta, complementa la terapia che noi stiamo eseguendo. Allora, non esiste, come non esiste il farmaco unico che cura tutto, se non raramente, non esiste neanche la tecnica che cura tutto. La terapia antalgica è un insieme di momenti tecnici che aiutano a cercare di risolvere i problemi del paziente. Vanno risolti uno alla volta, ma cercando nella globalità di ripristinare l'ottima funzione dell'organismo. Ecco, adesso la seduta sarebbe finita con il laser. Il laser a 1100 Joule, quindi lo possiamo anche spegnere. E lasciamo che il Signore si goda questa terapia finale, per la quale poi sentiremo dalla sua voce quanto rilassato sarà. Ecco, adesso vi faccio vedere come in realtà la stimolazione arriva, vedete? Praticamente spalle e piedi, in pratica. I punti in cui il vibromassaggio pulsato, in questo caso con un po' di infrarosso, completa l'azione del laser. Che questa è una terapia che viene fatta su soggetti sì sani, e che comunque prevede una accorta disinfezione sempre della cute. Come avete visto, prima è stata fatta con disinfettante da sala operatoria, il betadine, e ora viene fatta con un fazzoletto disinfettante che ha anche soluzioni antivirali, che è quello stesso che si usa per disinfettare gli strumenti della endoscopia e dell'ecografia. E la sua terapia è terminata, però gli chiediamo intanto di girare il collo a destra e a sinistra, perché è stato trattato e quindi deve un po', ecco, giri ancora dall'altra parte. Un'altra piccola cosa da fare prima di alzarsi, una ginnastica di una gamba che si ale, che va e che viene, su, su e giù, avanti così. E lei è a posto, può alzarsi, ok? Grazie dell'attenzione. Nelle ginocchia, per i nervi genicolati da trattare con il laser, al di là delle infiltrazioni classiche con un po' di ossigeno ozono oppure soprattutto con l'acido ialuronico, e il laser aiuta specialmente nei comparti mediali, dove è facile avere delle irritazioni del dolore legato all'irritazione capsulare e dei nervi genicolati, che sono diventati ormai dei dolori neuropatici localizzati. Il collo, le cervicalgie si trattano molto bene con delle piccoli trattamenti antidolorifici con i blocchi nervosi per esempio del nervo grande occipitale, il nervo di Arnold, destro o sinistro o tutti e due, e soprattutto in paravertebrale con il trattamento antalgico. Se poi ci sono, mi dispiace perché era la paziente precedente, ma se ci sono ernie del disco, l'ernia del disco va trattata all'inizio, prima che diventi un'ernia tipo chirurgica, va trattata con il cortisone messo direttamente in vicinanza dell'apofisi trasversa e poi sopra un buon trattamento di laser pulsato. Ecco, tutto qua. Spero di essere stato utile alla comprensione, comunque rimango a disposizione di chi mi volesse interpellare.